Prego. Due vittorie dopo la partita con Catania, quindi voglio dire, siete sul pezzo, le finali si accorciano e ora si va a discendere contro una squadra che all'andata vi ha dato comunque filo da torcere. Sì, come hai detto tu, abbiamo fatto due vittorie importantissime. Una fuori casa a Rende, dove l'unica cosa che contava era portare a casa 3 punti, ci siamo riusciti su un campo brutto, difficile. E poi la vittoria di domenica, che è stata, credo, coronata anche da una buona prestazione. E come hai detto tu, noi siamo sul pezzo, siamo vivi e dobbiamo cercare di mantenere questo ritmo fino alla fine. A Rende, quando sei entrato, mister Liverani ti ha fatto giocare da trequartista e il tuo primo pallone è stato un calcio dominante verso Di Piazza. Pensi di poter giocare in quel ruolo, oltre che da punta? Ma guarda, il mio ruolo, come ho detto anche quando sono arrivato l'anno scorso, è più da seconda punta, da mezza punta, ecco, da esterno. La punta la faccio, però, come ho sempre detto, io nasco da mezza punta. Trequartista è un ruolo che sì, potrei fare, ma deve chiedermelo il mister, ecco. Invece volevo chiedere, tutto va bene, tranne forse adesso con questa, soprattutto in attacco, siete in tanti, tutti bravi, quindi è normale che qualcuno magari possa non giocare dall'inizio, questo può comportare qualche piccolo malumore, per quanto conosciamo, che abbiamo conosciuto in questi anni, non sei il tipo che fa storia, però magari c'è stata una piccola amarezza domenica scorsa, ce la puoi spiegare? Ma guarda, riguardo a questa cosa ne avrei tante di cose da dire, però mi limito a dire che nelle grandi squadre per vincere ci vuole la concorrenza. Io in passato, quando ho vinto i campionati, c'era sempre tanta, tanta concorrenza, perché vuol dire che chi gioca, gioca, per il mister va sempre bene. L'unica cosa che mi è dispiaciuta, e questo lo dico anche parlando col presidente e il direttore, non mi sono piaciute le cose che sono uscite in questi giorni, su questo assolutamente, perché uno può essere arrabbiato, sì, perché non gioca, ma credo che da esseri umani e da persone che ci tengono sia normale. Però non tollero quello che... Le cose che sono uscite, che ci sono dei malumori, che ci sono delle cose, perché sono tutte delle fesserie, perché qui siamo un gruppo di ragazzi che remano tutti verso l'obiettivo. Io sono il primo a dire che se non gioco sono incazzato, ma credo che sia giusto così. Ma non c'è nessun malumore, non c'è nessun problema assolutamente nello spogliatoio, e questo lo posso confermare fino alla morte. Ho anche letto che io, qualche mio compagno, non si stava andando bene, quindi non giocava. Questa credo sia una delle cazzate più grosse, perché se chiamate Liverani ora vi può confermare come tutti quanti, dal primo all'ultimo, chi gioca, chi non gioca, si allena a 100 all'ora. Quindi, per quanto riguarda... Poi addirittura ho letto che col presidente a fine partita... Ho litigato, ieri ci siamo messi a ridere col presidente, perché da quando sono arrivato tutte le partite ci siamo sempre abbracciati, dalla prima all'ultima, quindi lui mi ha detto, non sapeva neanche lui come dirmi che aveva letto certe cose. E quindi su questo si può stare tranquilli, la concorrenza è giusto che ci sia, però la cosa che voglio sottolineare è che qui siamo tutti per riportare il Lecce in Serie B. Vi aspettano due trasferte consecutive, intervallate da una partita di Coppa Italia. Naturalmente si punterà ai 6 punti, ma quale delle due gare temete di più?
sviluppo può essere più insidiosa tra questa di Bisceglie e la Sicula Rionzi? Ma sono tutte e due partite sicuramente difficili, poi sono due partite fuori casa e sono due squadre comunque che tutte e due l'andata ci hanno messo in difficoltà e comunque siamo noi che dovremmo dettare le regole del gioco, perché siamo noi la prima in classifica e quelle che ci stanno dietro comunque stanno aspettando un nostro passo falso. Nel mercato di riparazione sono arrivati nuovi elementi a rinforzare il gruppo. Tu che hai visto crescere già dallo scorso anno, hai visto formare questo gruppo, pensi che questa squadra sia ancora più forte e dove naturalmente può magari possono soprattutto questi nuovi giocatori del centrocampo integrarsi? Ma io penso che questa era una squadra molto forte e con questi acquisti è diventata ancora più forte. Secondo me la società è stata brava insieme all'allenatore a prendere quelle piccole cose che potevano non completare, potevano perfezionare questa squadra. Sicuramente tutti quanti ci daranno una mano a raggiungere l'obiettivo. Penso già comunque ai giocatori nuovi che hanno giocato domenica, già hanno dimostrato di essere alla grandissima, all'altezza di far parte di questo gruppo. Senti Giuseppe, lo abbiamo chiesto ieri a Meluso, lo chiediamo anche a te che sei uno dei leader di questa squadra. Ma lui in questi giorni sta sentendo i dentini del Catania sotto culetto, come ha detto lo Monaco. Ma sicuramente loro in qualche modo ci devono provare, no? A destabilizzarci. Noi dobbiamo essere furbi a non accettare provocazioni, perché grazie a Dio c'è il campo. Noi siamo primi, noi siamo a più 4 e loro sono una grandissima squadra, lo hanno dimostrato anche qui. Sarà battaglia fino all'ultimo, secondo me. Poi se c'hanno i dentini, quello lo vediamo alla fine. Il Trapani invece, Giuseppe? Ma il Trapani credo che sia un'ottima squadra. Ha perso qualche punto e non gli permette di essere magari troppo attaccati a noi, però sono quelle classiche squadre che da un momento all'altro possono tirare fuori il colpo per tornare vicini.